Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, subito, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni Battista fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore. Cammino iniziato allora. Grazie Signore, grazie della Quaresima. Che sapienza che ha la Chiesa, no? Nel riproporci sempre questa possibilità, ricominciare, rimetterci in ordine, rimettere ordine nella nostra vita, potremmo dire anche così, chiamarla così la Quaresima, rimettere ordine dentro di noi, intorno a noi, nella nostra famiglia, e quindi avere la possibilità proprio di riorganizzare, perché delle volte purtroppo ci sfugge di mano la situazione, abbiamo bisogno, eccolo, il tempo bello della Quaresima, vi dicevo prima, un tempo fecondo, come la cenere che entra così, no, sulla terra e permette alla terra di diventare feconda. Questa è la Quaresima. E c'è la parola di Dio che ci guida, eh? Non è che facciamo da soli, non è che ognuno si mette così, io faccio questo. Aspetta un attimo, la parola di Dio, con Gesù come Gesù. E questo è il Vangelo, eh? Fin dei conti San Marco, che è l'evangelista di quest'anno, ha proprio questa volontà di fondo di scoprire cosa faceva Gesù. E allora, con Gesù e come faceva Gesù il nostro cammino. Eccolo qua. Non so se avete notato, chi ha accompagnato sul foglietto la lettura, ho aggiunto una parolina all'inizio, perché è importante, ce la sono dimenticata. Dice: in quel tempo, subito, lo Spirito e va avanti. Subito vuol dire che c'è un legame con quello che viene prima. Gesù è appena stato battezzato da Giovanni, ricordate, no, l'esperienza. Gesù che va, si mette in fila con tutti quanti, anche i peccatori, e riceve quella forza dirompente, riceve quell'entusiasmo. Lo Spirito è questo, Gesù scopre la sua missione e subito comincia a metterla viva, attuarla, metterla in pratica. Non può tenere per sé quella volontà di cambiare il mondo. E Gesù allora proprio sente questa necessità di andare, però prima di andare nel mondo a portare a tutti questa novità, subito viene portato nel deserto. Perde tempo, ci verrebbe da dire. Che cosa vuol dire San Marco allora con questo andare subito nel deserto? 40 giorni. Il numero 40 è un numero simbolico. Il deserto è qualcosa di ancora più simbolico. C'era andato il popolo nel deserto là, ricordate, il popolo prima di entrare nella libertà, c'è la schiavitù, e quindi nel deserto deve prepararsi a entrare verso la libertà. Gesù ha la missione di portare la libertà, e 40 giorni è lo spazio di una generazione, era considerato questo. E quindi vuol dire che durante tutta la sua vita Gesù è stato tentato, durante tutta la generazione della sua esistenza è stato tentato. E non si scherza, La tentazione è qualche cosa di concreto, di reale.
che Gesù ha dovuto affrontare come Don Giorgio deve affrontare, come tu devi affrontare. La vita è dura, è difficile, e non è che vada tutto bene, tutto bello, tutto, ho una missione da compiere, quindi tutti mi accolgono e io faccio del mio meglio. Calma, c'è anche la tentazione, che vuol dire vorrei fare il bene e faccio il male. Non vi è mai capitato a voi? Vorrei dire una parola buona e invece la dico con rabbia, con cattiveria delle volte. Non vi è mai capitato? Vorrei proporre al mondo qualche cosa che lo rende migliore e invece purtroppo sono cattivo, sono arrabbiato, sono egoista. Delle volte si insinua dentro di me qualche cosa che ha il gusto della vendetta, dell'odio, della cattiveria. Non vi è mai capitato? Gesù ha dovuto affrontare durante tutta la sua vita questo. Anche lui, come Don Giorgio e come ciascuno di noi. Capite? E Gesù allora, 40 giorni, vuol dire tutta la sua vita, a questa tentazione di Satana. Satana, sapete, è il divisore, il demonio, la parola vuol dire proprio colui che divide. E Dio gli aveva dato un progetto di unità, che era l'amore. Dai, vai a portarlo questo amore, ma si insinua, soprattutto dove è vivo l'amore, anche questa tentazione di dividere, di dividersi, di dividere gli altri. Ma quante volte nelle nostre famiglie capita questo? La divisione che si insinua, no? Vorremmo che fossero belle, che ci fosse l'amore, che ci fosse, eppure vorremmo che con gli altri, con le persone, ci fosse un progetto differente, un poter sorriderci, un poter costruire qualche cosa di positivo, e invece capite chi è il divisore, capite chi è questo Satana, qualche cosa che dentro di me mi lacera. Ma non è finito. Stava con le bestie selvatiche. Le bestie selvatiche rappresentano proprio quello che c'è di fuori. Queste bestie che erano considerate gli imperi che erano intorno, le nazioni che erano intorno, noi le traduciamo proprio con una divisione che c'è non solamente dentro di noi, ma anche intorno a noi. Vuol dire che dentro e fuori la tentazione è forte di non vivere secondo un progetto di Dio, di unità e di amore. C'è una divisione terribile, però c'erano anche gli angeli che lo servivano. Gli angeli, gli annunziatori, sono i discepoli. Gesù, la sua proposta, comincia a buttarla e c'è qualcuno che lo accoglie e lo servivano. Questa parola vuol dire proprio, è una delle cose più grandi che Gesù ha portato, che è il servizio. Finisci di pensare a te stesso, comincia a pensare anche agli altri. Ecco il servizio che Gesù è venuto a portare. Quindi se c'è la divisione, c'è anche, grazie al cielo, un tentativo di bontà, di unità, di ricostruire qualche cosa di grande, perché Dio non ci abbandona, c'è lo Spirito di Dio insieme con noi. Dopo che Giovanni fu arrestato, ecco la seconda parte del Vangelo, Gesù comincia a andare e a proclamare il Vangelo di Dio, la buona notizia, e diceva: il tempo è compiuto, c'è tempo di Dio in mezzo a voi, e quindi il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio, ve lo abbiamo già detto altre volte, ma vale la pena ripeterlo continuamente. Il regno di Dio non vuol dire dopo questa vita terrena. Il regno di Dio è qua, in mezzo a noi. Vuol dire lo stile di Dio. Vuol dire, invece di pensare di diventare grande, potente, forte, per sopprimere, per annientare gli altri, dai, comincia a pensare ad aiutare, a far crescere, a servire gli altri. Invece di pensare di possedere, pensando che quello ti faccia del bene, comincia a pensare anche di condividere,
Capite il regno di Dio? Che Gesù, una volta superata la tentazione, riesce a impiantare, e noi insieme con Gesù. Capite come la Quaresima è tempo di grazia, tempo favorevole, perché come Gesù anche noi, con Gesù anche noi, questo regno di Dio siamo chiamati a impiantarlo. E il Signore ha fatto la sua parte, ma ha bisogno anche di angeli, annunziatori, anche lì per piacere. Quando si parla degli angeli, non pensate a quelli che svolazzano, quelli, l'angelo custode del bambino. L'angelo è il vero discepolo del Signore, che ha capito che l'annunzio dipende anche da lui. La parola angelo vuol dire annunziatore, vuol dire il Vangelo, angelo, Vangelo, la stessa parola, è nelle nostre mani. E quindi possiamo distribuirlo nella nostra quotidianità, e ce n'è un bisogno enorme. Allora mi fermo, perché adesso comincia la parte di ciascuno di noi. Comincia la settimana, la prima settimana di Quaresima. Diventare annunziatori del Vangelo, della buona notizia, del regno di Dio, come abbiamo appena detto, mettendoci del nostro, vincendo anche le tentazioni che ci sono dentro di noi e fuori di noi. E insieme con Cristo si può far questo, dobbiamo far questo. Buon cammino allora, buona Quaresima, con questa parola di Dio come forza e luce dei nostri passi. Buon cammino.